alcune frecce vanno bene, le tiro bene, vanno perfettamente, vanno bene dritte, alcune frecce completamente a destra, inspiegabilmente completamente a destra, due frecce belle, ben tirate e poi una freccia completamente a destra. Per i mancini la stessa cosa, completamente a sinistra, cioè completamente. Per i mancini completamente a destra, per i destri completamente a destra. Da cosa, secondo il mio modestissimo parere, da cosa è dovuto questo? Beh, è dovuto a una sincronizzazione rilascio spalla dell'arco. Quindi quando rilasciamo automaticamente, impercettibilmente, anche la spalla dell'arco si rilassa. Quindi una sorta di sincronizzazione immediata. Come possiamo allenarci a che questo non succeda? Quando siamo in equilibrio dinamico, che le forze sono contrapposte, forza resistente, forza di trazione sono perfettamente contrapposte, non dobbiamo permetterci che al rilascio si perda tensione sul braccio dell'arco, soprattutto sulla spalla dell'arco. Abbiamo detto, ripetuto 100 volte, che la spalla dell'arco deve estendersi, retrazione lunga, estendersi e mantenersi estesa durante la trazione. Mantenersi estesa durante la trazione. Come possiamo evitare queste frecce a destra per i destri e queste frecce a sinistra per i mancini? Beh, innanzitutto l'ultima cosa a cui dobbiamo pensare prima del rilascio è il braccio davanti. Dobbiamo pensare al braccio davanti proprio perché è quello che non dovrà perdere tensione. Oramai abbiamo preparato perfettamente il rilascio, lo abbiamo preparato alla perfezione. Abbiamo detto che facciamo una bella trazione lunga, ingaggiamo i muscoli dorsali, la spalla è estesa, rimarrà estesa durante la trazione e durante la trazione i muscoli dorsali saranno ingaggiati, andremo in ancoraggio, la spalla è estesa, la spalla dell'arco è estesa, i dorsali sono ingaggiati, miriamo, rilasciamo. Ma cosa abbiamo fatto? Qual è stato il nostro pensiero dominante un attimo prima del rilascio? Il nostro pensiero dominante un attimo prima del rilascio sarà quello della pressione sulla grip. Qual è la pressione sulla grip? Siamo in ancoraggio. La pressione sulla grip, ci dobbiamo concentrare sulla pressione sulla grip. Questo punto di pressione, portiamo l'attenzione un minimo di conscio sul punto di pressione. Il punto di pressione che dovrà essere indirizzato non consciamente, dovrà essere legato a un fil rouge, a un filo conduttore col centro del bersaglio. E questa sarà l'ultima cosa che noi pensiamo. Ancoraggio, punto di pressione, rilascio.